Signore e signori, buonasera, benvenuti al Palo di Milano. Stasera si tratta di un tennis di Milano e di Fasano. Le formazioni, Fasano, Sibiglio, Accettino, Fasano, 10 esperti, 12 inglese, 13 Levan, 13 Guadalupe, 14 minuti, Testina, 19, Cantiere, 23, Petrovic, 27, Petroschi, 44, 69, 95, e la quale si fa pausa. E voglio essere... Perché non si collega con quella scuola? Non è mai in gateway time out, ma quindi fai col cellulare?
a poco. Questo di contatto Oliver Martini, Lisic, Petricevic, Brandner,
gira palla dei Diavoli Neri sotto mano di Petricevic. Para Levan. Angiolini in seconda fase, scarico per Sperti, Sperti dall'angolo e con le ruoli ancora una volta gli dice di no. Petricevic, Petricevic ancora e va a sbloccare il Merano. Petricevic, ma siamo già dall'altra parte con Notarangelo che non trova un varco. Dunque, poco meno di 6 minuti giocati, Merano 1, Fasano 1. Jalstam, Cantore, Notarangelo, fermato da Glisic. Angiolini cerca il pivot, trova Oliver Martini che recupera palla, scarico per Vicentin, Vicentin tutto solo, Luca Vicentin. Angiolini, cambio di posto con Jalstam. Angiolini ancora, senza fretta la manovra del Fasano. Notarangelo si inserisce al secondo pivot. Angiolini prova l'uno contro uno, scarico per Jalstam, cerca Sperti, non lo trova e dunque può andare in contropiede il Merano con Petricevic. Una finta di Pretice, scarico per Max Prantner, è bravo Cantore a intuire ma non controlla il pallone. Dunque Merano che proverà a riorganizzare l'attacco. Glisic, Glisic e c'è il gol di Glisic, tocca Levan ma non può impedire al pallone di entrare in porta e dunque Merano 3 Fasano 1. Intanto c'è stato un contatto tra Glisic e Notarangelo, si chiariscono i due. Dunque gioco che può riprendere e Angiolini a rimettere la palla in gioco, Sperti, Jalstam, Angiolini, Jalstam ancora, Notarangelo, si gira Jalstam, fermato da Oliver Martini che accusa l'avversario di simulare. Ancora Jalstam, ancora contro Martini e ancora un fallo. 9 metri, voleva qualcosa di più Angiolini di un semplice 9 metri. Jalstam, Angiolini ancora, si alza il braccio del passivo, Angiolini e va a segnare Angiolini. Intanto Martini, Oliver Martini. In risposta alla rete di Angiolini risponde subito Oliver Martini, intanto dall'altra parte tutto solo Ostling può andare a siglare la terza marcatura per il Fasano, il numero 44 Ostling. Petricevic, Brantner, Glisic, Brantner ancora, Vicentin, Petricevic, Glisic, Glisic, ne salta uno, non il secondo. Questo sarà Oliver Martini
a rimettere il pallone in gioco. Petricevic, Brandner, Martini si gira e trova un 7 metri. E dunque tiro dai 7 metri per il Merano. Sarà Juan Pablo Coelho a sfidare Levan. Coelho contro Levan, dunque sotto le gambe. E va a segnare la quinta marcatura per il Merano, Juan Pablo Coelho. Jalstam, Angiolini, scarico per Angiolini, ancora tutto solo, questa volta non viene la difesa del Merano, viene invece Visentin che si lancia in seconda fase e va a rispondere subito. Siamo già dall'altra parte con Angiolini, uno contro uno, scarico per il pivot, non lo trova, c'è un fischio dell'arbitro. Tarangelo, Angiolini, Jalstam, esce Ostling, Notarangelo, Angiolini uno contro uno, fermato, anzi no, il gioco può continuare, dice il direttore di gara, si arrabbia Jalstam che vuole il secondo pivot, Notarangelo con le ruoli, con il piede, gli dice di no. E ora può distendersi il Merano con Petricevic, Max Brandner ne salta uno, non il secondo. Petricevic chiama lo schema. Ancora Petricevic. Glišić. Brandner, ancora Glišić, trova un tiro dai 7 metri. Ottimo l'impatto di Glišić questa prima parte di gara. Dunque si rinnova il duello Coelho-Levan. Coelho tocca Levan, ma il pallone finisce in rete, dunque Merano che allunga 7-4, quindi massimo vantaggio Black Devils. Jalstam, Notarangelo, scarico per Sperti dall'angolo, sotto le gambe di Coleruoli. Accorcia le distanze il Fasano. Coelho intanto. Juan Pablo Coelho. Angiolini. Un missile di Angiolini. Grande inizio di partita di Angiolini. Sono già 4 le marcature per il terzino pugliese. Brandner, Coelho, Glišić, fermato da Notarangelo, taglia Visentin, Petricevic, Max Brandner, ancora Petricevic, cerca un compagno, non lo trova, va da solo e fa bene. Intanto scaramucce tra Martini e Sperti, l'arbitro li redarguisce tutti e due, dice alla prossima vi butto fuori.
ma il gioco può riprendere. Merano 9, Fasano 6. Yalsta scambia ancora con Angiolini. Cantore va a inserirsi a secondo pivot. Angiolini uno contro uno, scarico dietro la testa per Ostling che spreca tutto. Grandissimo passaggio di Angiolini. Tanto fischio da parte del commissario. E c'è un'ammonizione per Vito Fovio. Continua a protestare l'ex portiere della nazionale. Voleva un tiro dai 7 metri sulla conclusione precedente di Ostling. Ora si calmano gli animi, gioco che può proseguire. Quando siamo esattamente a metà di questo primo tempo, Petricevic, Prantner scambia ancora con Glisic. Petricevic per Martini, prova a girarsi Oliver Martini, non ci riesce. Glisic ancora, Petricevic si alza il braccio del passivo. Merano deve andare alla conclusione, lo fa con Petricevic. Tocca ancora Levan, ma pallone che finisce in fondo al sacco. Intanto brutto fallo di Glisic che prende 2 minuti. Si arrabbia Notarangelo che voleva qualcosa di più di un 2 minuti. Sicuramente l'ha preso in faccia. Non ci sembrava che ci fosse la volontarietà, comunque il colpo c'è stato. E giusto l'esclusione per 2 minuti. Dunque tiro dai 7 metri, questa volta si presenta Angiolini. Angiolini contro Colleruoli. Una finta di Angiolini e questa volta c'è il gol. Quinta marcatura per Angiolini. E Merano che ora deve gestire l'inferiorità numerica, come sempre toglie il portiere ed entra Anton Lausen. Eccolo qua in campo il gigante meranese. Coelho scambia con Lausen. Petricevic, Prantner, gran gol di Max Prantner. Intanto porta è vuota e Ostling da centrocampo rimette in chiaro le cose, quindi vanifica di fatto la marcatura di Max Prantner. Ma questo va bene al Merano. Che di fatto non subisce un parziale. Coelho scambio con Lausen. Petricevic, Max Prantner, stesso schema, ma stavolta bravo Levan. Una volta è bravo Levan, due volte anche sulla ribattuta di Tommaso Romei. Siamo già dall'altra parte con Ostling. Ostling sopra la testa di Colleruoli. E dunque Fasano accorcia. Merano 11, Fasano 9. Coelho, Petricevic, Lausen, Max Prantner, ancora Lausen, scambio con Petricevic, deve andare al tiro, trova Romei, Romei, e questa volta fa meglio Tommaso Romei. Yastam, Angiolini, Notarangelo, trova un'autostrada davanti a sé, ne approfitta e va a depositare la palla in rete.
Dunque, decima marcatura per il Fasano. Intanto in campo anche Fadanelli, Coelho, Lausen, Coelho, litiga col pallone Fadanelli, Lausen, deve andare a concludere il Merano, trova un prezioso 9 metri per riorganizzarsi, ma intanto si alza anche il braccio del passivo. Merano deve andare a concludere, lo prova a fare con Coelho, fermato da Angiolini. Lausen, invece uno scambio per Fadanelli, dietro la testa, e grandissimo assist di Fadanelli. Un assist pazzesco di Fadanelli, bravissimo Tommaso Ramei a controllare il pallone, a depositarlo in rete. Grandissima azione del Merano. Intanto Angiolini fermato proprio da Romei. Angiolini, Bjalstam, non tarancialo, Angiolini ancora, scarico per Sperti, non trova il compagno, dunque palla che ritorna in possesso del Merano. Lausen, Petricevic rallenta il gioco e va a cambiare con Max Brandner. Lausen ancora, Coelho, Lausen prova l'uno contro uno, cade a terra Lausen. Fadanelli, Coelho, Fadanelli ancora, Coelho, e questi sono i suoi gol. Merano che allunga, massimo vantaggio, più 4 Merano. Siamo dall'altra parte. Tanto gran tiro di Jalstam, che di fatto diventa un assist per Vicentin, che lancia Coelho, Juan Pablo Coelho. E 2 minuti per Angiolini, che protesta. E Fovio fa la cosa giusta, chiama time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Dunque, vediamo se ora Vito Fovio ha saputo riorganizzare l'attacco del Fasano. Tanti errori per gli ospiti quest'oggi. Tanto col numero 27 in campo anche Petrovski. Jalstam. Ancora in ombra quest'oggi il centrale del Fasano, Jalstam. Tarangelo, Petrovski, scarico per Ostling,
porta! Fadanelli non trova la porta. Fadanelli ci aveva provato dalla sua metà campo. Non è fortunato l'ex giocatore del Bresciano. E dunque altra occasione per il Fasano. Jastam, Petrovski, Ostling, Jastam, Notarangelo, Petrovski, ancora per Jastam, Notarangelo, intanto Ostling, gran bel gol di Ostling, che è il più veloce di tutti a riprendere la corta respinta di Collelluori. Rientra in campo Max Brandner. Fadanelli, Max Brandner. Scarico per Romei. Romei si gira e trova un tiro dai 7 metri. Ancora una volta sarà Coelho a sfidare Levan. Coelho, e questa volta Levan gli dice di no. E ora Fasano anche di nuovo al completo. Rientra in campo Angiolini. Jastam. Scambio con Sperti, Angiolini, Notarangelo, Jastam per Messina. Entra anche in campo anche il capitano del Fasano, Claudio Messina. Tanto Ostling trova un'altra rete, il pivot del Fasano, e sono 5 reti per Ostling, 5 reti per Angiolini, quindi la coppia fasanese produce 10 gol su 12. Lausen, Coelho al volo per Fadanelli, gran bel gol del Merano. Siamo già dall'altra parte con Angiolini, scarico per Notarangelo. Angiolini, Ostling, scarico per Messina. C'è un fischio dell'arbitro, si riprenderà con un 9 metri. Anzi no, si interrompe il gioco, poiché da asciugare. Fa intanto abbiamo visto la gran rete di Fadanelli, la volante per sorprendere la difesa del Fasano. Qualche asciugato, gioco che può riprendere. Angiolini, Jastam, Notarangelo, Jastam, Angiolini. Angiolini trova di forza, ma è attenta alla difesa meranese. Ancora Angiolini, è già lì con le ruoli ad aspettarlo. La palla che rimane in possesso al Fasano. Fasano che sta faticando a trovare la via del gol. Mancano le reti del suo faro, Jastam. Angiolini, invece lui la porta, la vede come. Sesta rete per Angiolini. Intanto dall'altra parte Petricevic, uno contro uno su Messina. È entrato per questo Flavio Messina, per dare una scossa alla difesa. Nella classica posizione avanzata. Coelho. Fadanelli.
esce Romei, Lausen, Coelho ancora, Lausen per il tiro, ci ripensa Lausen, colpisce la traversa. Angiolini, Jastam, Angiolini ancora, blocco irregolare di Notarangelo, palla che rimane in possesso, torna in possesso dei Diavoli Neri. Petricevic, Larsen, Coelho, giro di palla del Merano, Petricevic si inserisce bene, ma aveva capito tutto Notarangelo, ottimo intervento del numero 13 del Fasano. Petricevic scambia con Coelho, Larsen, Petricevic para Leban, il Fasano che può andare in seconda fase con Angiolini. Angiolini, una giravolta, atterrato Angiolini e tiro dai 7 metri se abbiamo visto bene. Sì, l'arbitro indica la linea dei 7 metri, dunque tiro dai 7 metri per il Fasano. Sarà ancora una volta Angiolini a presentarsi sulla linea. Dunque si rinnova il duello Angiolini con le Luori. Una no, con le ruoli ancora lui, una secondo rigore neutralizzato dal portierone meranese. E se il Merano concluderà in vantaggio questa prima frazione, tanto deve al suo portiere. E ora Jürgen Brandner chiama time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Vediamo che schema avrà disegnato Jürgen Pranter sulla sua lavaglietta. Quando mancano 2 minuti e 5 secondi alla fine di questa prima frazione. Petricevic, Coelho, Lausen, Coelho, Lausen ancora, scarico per Visentin. Messina recupera un gran pallone e si lancia in seconda fase. Angiolini recupera il pallone, Angiolini! Sempre lui, Angiolini! E sono 7 le marcature di Angiolini. Miglior marcatore del match, ma ottimo anche l'intervento di Flavio Messina in difesa. È entrato per questo Flavio Messina. E a proposito di interventi difensivi, Zeljko Bearević con tutto il suo fisico a fermare Coelho. Larsen, Brandner, Brandner fermato da Östling. Quando siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, Brandner, Coelho, Brandner ancora, scarico per Romei,
prova un tiro dai 7 metri, si dispera la panchina del Fasano. E ora sarà Max Prantner a tirare il rigore. Dunque Max Prantner contro Leban. Tutto pronto per il rigore. Qualche istante ancora. Una finta di Max Prantner. Il tiro e para Leban. E dunque due rigori parati anche per Leban. Ultimi 20 secondi di questa prima frazione, il Fasano ha la palla per concludere a meno uno questo primo tempo, dopo che era stato sotto anche di 5 reti. Angiolini, Jalstam, litiga col pallone Jalstam, si ritorna da Angiolini. Angiolini deve andare a concludere su due piedi, non trova la porta e dunque finisce così. Con questo tiro di Angiolini termina la prima frazione, Merano 16, Fasano 14, a risentirci a tra poco per il secondo tempo. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse e Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse e Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero.
In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. Sì. Scotti, quelli ce l'hanno così una buona pizza. Andi, tu vuoi perdere oggi?
Riparte il secondo tempo qui alla Karl Wolf Halle di Merano, gioco che riprende dal 16 a 14 in favore dei padroni di casa. Ancora Lausen in campo, Petricevic, Prantner, scambia ancora con Petricevic, Coelho. Petricevic ancora, Lausen che non si è ancora sbloccato. Max Prantner blocca addirittura Levan. E Fasano che si distende. Jalstam. Jalstam ancora, scambio con Angiolini. Notarangelo. Palla che scappa via, anzi no, c'è un fischio. Taglio di Messina. Angiolini va a coprire lo spazio. Angiolini! Da una posizione impossibile va a segnare la sua ottava marcatura. E dunque Fasano che ritorna a meno uno. Coelho. Lausen. Petricevic, carico per Romei. E c'è 2 minuti per Angiolini, se non abbiamo visto bene. Sì, è Angiolini. Credo di aver colpito il pallone con il piede. E questa è una esclusione importante perché è la seconda per Angiolini. Dispera Angiolini. Decisione che è sembrata abbastanza severa. Non c'era la volontarietà nel fallo di piede. Max Prantner intanto. 3 pivot. Un po' di confusione nell'attacco del Merano. Petricevic. Max Prantner, scarico per Coelho dall'angolo. Coelho e Leban gli dice di no. Questo è un errore pesante. E Fasano che in inferiorità numerica ha la palla per ritornare in parità. Sperti. Jalstam. Notarangelo sotto le gambe di Coleruoli ed eccolo qui il pareggio. Intanto Petricevic pensa al tiro, ci ripensa. Scarico per Coelho. E quando c'è uno spazio Coelho si butta e va a segnare la sua 6ª rete.
miglior marcatore per i diavoli neri, Juan Pablo Coelho. Yalstan, Sperti, giro di palla ancora del Fasano. Sperti ancora, Yastam. Ostling a rimettere il pallone in gioco, intanto di nuovo al completo il Fasano e brutta palla persa di Yastam, che quest'oggi sta continuando a litigare con la partita. Intanto dall'altra parte Max Brandner. Secondo gol per Max Brandner. E Merano che ritorna a più due. Nota Arancialo. Angiolini. Yastam. Sperti. Yastam ancora. Angiolini, Angiolini sotto mano e attento con le ruoli. Lausen, scarico per Visentin, Visentin dall'angolo, tocca Levan, ma pallone che si insacca. E dunque in un batter d'occhio Merano ritorna più tre. Yastam per Sperti, 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 17esima rete del Fasano per Sperti. Intanto dall'altra parte Max Brandner, fermato questa volta da Levan. Angiolini, Angiolini cerca un compagno. Yastam rallenta il gioco, vuole organizzare l'attacco. Notarangelo contro Romei. Tanto Ostling tutto solo va a segnare il pivot del Fasano. Fasano che si riporta a meno uno. Intanto Petricevic conquista un tiro dai 7 metri. Questa volta si presenterà Fadanelli dalla linea. Fadanelli contro Levan, Fadanelli, un missile dritto per dritto. Nulla può Levan su questo missile di Fadanelli. Intanto Yastam continua a litigare con la partita. Brandner, Coelho, Coelho, Levan e Angiolini, si può distendere in contropiede, Angiolini, Angiolini, sfondamento fischiato ad Angiolini, dunque rete non è buona. Tanto dall'altra parte Petricevic sotto le gambe di Levan. Proteste vibranti della panchina del Fasano sulla decisione dell'arbitro di non convalidare la rete di Angiolini. Fischiato uno sfondamento al terzino fasanese, sul ribaltamento di fronte il Merano ha potuto allungare. Intanto Notarangelo, Sperti,
Notarangelo, sotto mano di Notarangelo, gran bel gol. Padanelli, Lausen, Coelho, Lausen ancora, Lausen, ed eccolo qua, la prima rete di Anton Lausen, e ora c'è anche il muro di Lausen che riconquista la palla, può andare in secondo piede contro Fratano con Coelho, Coelho trova Romei, Romei si gira, palo, gol, parziale di 2-0 del Merano. Tanto Angiolini, parata incredibile di Coleruoli e poi il pallone ritorna in mano ad Angiolini che sulla seconda conclusione è più fortunato. Dunque riprendiamo un fiato, il gioco adesso si rallenta un attimo, sono stati 1 minuto e 30 secondi molto intensi. Ora il Merano a riorganizzare l'attacco con Fadanelli, Coelho per Max Prantner, Max Prantner trova il palo. Pugliese intanto, Angiolini prova per vie centrali, di là non si passa, c'è Petricevic. Pugliese, Östling, Angiolini, Jalstam. Östling ancora, e parata, attenzione, fasi concitate, c'è stato uno spintone, Coelho a terra, protesta ancora, ora si chiariscono i due. E gioco che sembra poter riprendere. Ancora qualche protesta da parte della panchina del Fasano, che non è soddisfatta del metro arbitrale. Intanto dall'altra parte ne approfitta Jürgen Prantner per effettuare qualche cambio. Ora sembra tornare tutto quanto sotto controllo, quindi si può riprendere a giocare con Pugliese, Angiolini e Pugliese, Jalstam. Esce Östling, Angiolini, Pugliese con le ruoli, è lì. Petricevic non trova nessuno e decide di ricostruire l'attacco. Petricevic, Max Prantner. Un intervento energico di Beharevic. Petricevic intanto, Coelho dall'angolo, Levan gli dice di no, palla che ritorna a Coelho, ma
c'è stata un'invasione, dunque palla che ritorna in possesso del Fasano con Angiolini. Angiolini per Diastam, Pugliese. Pugliese 1 contro 1 su Stricker. Fermato il terzino del Fasano. E ora ancora Diastam a riorganizzare l'attacco. Östling intanto tutto solo sotto le gambe di Colleruoli. Petricevic, Fadanelli danza via Pugliese. E riporta Almerano a più tre. Intanto dall'altra parte Angiolini prova l'uno contro uno su Max Brandner, porta a casa solo un 9 metri. Sperti, Notarangelo, Diastam, Sperti, Diastam per Sperti, non si capiscono i due. Yeah, ancora una palla persa per Diastam, irriconoscibile quest'oggi. 0 reti per lui e un'infinità di palle perse. Era inspiegabile la prestazione di Diastam. Intanto dall'altra parte Fadanelli. Fadanelli per Romei, un gran gol di Tommaso Romei. Angiolini, e ora al posto di Diastam a comandare il gioco ci sarà Petrovski e Corcione in posizione di pivot, quindi Vito Fovio cambia tutta l'asse centrale. Centrale pivota, intanto Angiolini prova un tiro spettacolare, inavvertitamente colpisce Petricevic. Deve abbandonare il campo Petricevic al supporto Anton Larsen. Angiolini, Notarangelo, Corcione, Notarangelo, Petrovski, Angiolini ancora, Colleruoli gli dice di no. Fadanelli per vie centrali. Fadanelli, tiro di palla del Merano. Fadanelli ancora, Coelho si alza il braccio del passivo, deve andare a concludere. Coelho trova un 9 metri, ora vediamo se sarà Larsen andare alla conclusione, invece no, è Romei che trova un tiro dai 7 metri. Risulta come se avesse segnato Tommaso Romei. E dunque si ripresenta al duello Fadanelli-Leban. Fischio dell'arbitro, una finta di Fadanelli. Fadanelli e va a segnare la sua quarta marcatura. E Merano che ritorna più 5, 26 Merano,
21 Fasano. E Fasano anche con un uomo in meno, infatti c'è stata il 2 minuti per Petrovski. Intanto Corcione va a trovare il tiro, trova però il portierone meranese sulla sua strada. Jastam, Notarangelo, Jastam ancora, Angiolini contro Stricker. E c'è 2 minuti per Andy Stricker. Dunque vediamo ora come giocherà la superiorità numerica in attacco il Fasano. Pugliese, Jastam, e si sblocca finalmente Jastam. E questa potrebbe non essere una bella notizia per il Merano se Jastam rientra in partita. Potrebbe sicuramente essere un problema. Intanto anche Jürgen Prantner decide di giocare l'attacco in superiorità numerica togliendo il portiere. Lausen, Fadanelli, Max Prantner, pallonetto di Max Prantner. E ora Fasano di nuovo al completo, mentre ancora un minuto di inferiorità numerica per i Diavoli Neri. Sperti dall'angolo, Sperti colpisce in faccia Colleruori. Rimane a terra Colleruori e 2 minuti per Sperti. Attenzione che non si rialza con le Luori. Speriamo non sia nulla di grave. Intanto c'è l'ammonizione alla panchina del Merano che voleva il cartellino rosso, non i 2 minuti. Rimane sempre a terra portiere meranese. Il colpo è stato sicuramente molto forte, ora si rialza, vediamo se può proseguire il match, sembra di sì. Tutto in piedi il pubblico ad applaudire il suo portierone, anche quest'oggi assoluto protagonista del match. E dunque gioco che può finalmente riprendere, sarà lo stesso Colleruori a rimettere il pallone in gioco. Petricevic, Fadanelli. Vicentin, Fadanelli ancora, Coelho, scarico per Vicentin, Girella sul primo palo, il gran gol di Vicentin. E ora massimo vantaggio Merano, 28-22. E Vito Fovio si gioca il tutto per tutto chiamando time out.
In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Vediamo se il Fasano avrà la forza di riaprire questa partita. Poco più di 10 minuti a disposizione della formazione pugliese per recuperare 6 gol. L'impresa non è impossibile, ma sicuramente difficile. Vediamo dall'altra parte se il Merano avrà la forza di chiudere definitivamente il match. Intanto Angiolini per Ostling e Colleruoli gli dice ancora una volta di no. Assoluto protagonista di questa partita, il portiere del Merano. Petricevic intanto, Coelho non controlla il pallone. Jarlstam. Notarangelo. Jarlstam. Angiolini. Jarlstam. Notarangelo trova il gol sul primo palo. Petricevic. Padanelli. Petricevic ancora. Padanelli prova l'uno contro uno, scarico per Romei, non lo trova, recupera palla Angiolini, scarico per Pugliese, Pugliese tutto solo, Pugliese contro Colleruoli, va a segnare Pugliese. E a corsa a meno 4 il Fasano. Padanelli e Jürgen Prantner fa la cosa giusta, ferma subito questo parziale del Fasano, dunque time out Merano. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Jürgen Prantner ha provato a calmare i suoi giocatori disegnando uno schema chiaro in modo da evitare palle perse per questi ultimi 8 minuti e 30 secondi. Sono ancora 4 le reti di vantaggio da gestire. Padanelli. Petricevic. Padanelli, Romei, Petricevic, scarico per Prantner, controllo a fatica, Petricevic scarica per il pivot, recupera il pallone Coelho, Notarangelo ferma Padanelli, si alza il braccio del passivo, Merano deve andare a concludere, lo fa con Padanelli.
palla che ritorna in possesso del Fasano. Angiolini per Notarangelo. Jalstam, Notarangelo prova il tiro. Coleruoli c'è con un colpo di reni. Para anche questa. Petricevic. Coelho ancora, Petricevic. Va Coelho e va a trovare un gol importantissimo. Juan Pablo Coelho. Tanto dall'altra parte Angiolini. Risponde subito da far suo. Decima rete per Angiolini. E tiene vive le speranze del Fasano. Lausen. Petricevic. Lausen ancora. Coelho. Petricevic prova il tiro. Palo, gol! Anche un pizzico di fortuna per Bogdan Petricevic. E palla che sfila via. Ancora Petricevic, scambio con Coelho, Max Brandner ancora, Petricevic sotto mano di Petricevic, e adesso sì che la partita è in cassaforte, gran gol di Bogdan Petricevic. Angiolini intanto va a conquistare un tiro dai 7 metri, ma oramai quando mancano 5 minuti alla fine dell'incontro, 6 sono le reti da recuperare, sembra un'impresa impossibile. Sarà Jalstam a presentarsi dalla linea dei 7 metri. Jalstam va a siglare la sua seconda marcatura. Lausen, Petricevic ancora, Coelho, Lausen, trattenuto da Östling. Si riprende con 9 metri, Coelho, Lausen ancora, e Levan gli dice di no. Angelo recupera palla a Max Brandner, scarica per Oliver Martini a porta vuota. Oliver Martini va a chiudere la partita, pubblico tutto in piedi a festeggiare. E ora anche il Fasano sembra non crederci più. Jalstam, Notarangelo non sa chi passarla, ritorna indietro. Angiolini per Östling, recupera palla, anzi no, la recupera, scarica per Corcione, pallonetto di Cantore. E oramai siamo alle battute conclusive.
nulla potrà togliere il successo ai Diavoli Neri. Entra in campo anche Glisic, Petricevic, fermato da Pugliese. Glisic. Petricevic. 33 Merano, 27 Fasano. Yastam. Prova a cercare Östling, trova il piede di Martini. Passivo! Semi passivo! Crocione intanto sotto le gambe di Colleluori. Fadanelli, Lisic, Vicentini, Coelho, Lisic, Fadanelli, fischio dell'arbitro, c'è stata un'invasione. Ormai anche il Fasano non ci crede più. Pugliese intanto dall'angolo trova il gol. Oramai solo di contorno. Tutto in piedi il pubblico a festeggiare. Lisic, un missile sul palo. Notarangelo, Pugliese ancora sopra la testa di Colleluori. Dieci secondi ancora e poi può scoppiare la festa dei padroni di casa. Coelho decide di non giocare più. Dunque si conclude così la partita con la vittoria del Merano per 33-30 sulla Junior Fasano, e scoppia la festa dei giocatori meranesi, tutta in campo la panchina, tutto in piedi il pubblico. E ora le squadre vanno sportivamente a salutarsi. E dunque si conclude così questa partita. Vi ricordo ancora una volta il risultato: Merano batte Fasano 33-30. Anche da parte di Lara e Mia un saluto e un ringraziamento, oltre a un augurio di buon Natale da Luca Bonissegna. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.